primi tempi della mia scrittura, scrivevo moltissimo in treno, perché il treno era un luogo privato, però deambulante, era riparato, era riservato. E questo, moltissimi dei miei primi libri sono stati scritti in treno. Poi arrivarono i telefonini, arrivò il cellulare, la voce o il trillo, e questo mi uccise parecchia scrittura. Piazzale Ovest era la meraviglia, perché da lì partiva il treno per Porretta Terme. E lì era un viaggio miracoloso, perché ad ogni fermata, che allora c'erano ancora i venditori delle bibite con le cassette davanti che camminavano lungo il treno, ad ogni fermata il dialetto del capostazione, che salutava chiaramente in modo umanistico il manovratore, assomigliava sempre di più al dialetto dei nonni. I treni rimangono per me la forma dell'avventura primaria. Io non ho fatto grandi viaggi internazionali, pochi. Per me il viaggio è questo trasporto, questo non trasporto, questa migrazione meravigliosa appena finite le scuole, da Edolo a Valcamonica a Porretta Terme, dalle Alpi agli Appennini con le sorelle. Vincevo quasi sempre io il premio di chi vedeva per primo San Luca.